che è la, minimo è la quarta interrogazione che io faccio su questo impianto. Parliamo di un impianto situato a Collatterato Alto, un impianto nuovo perché di fatto è stato fatto dall'amministrazione centrodestra nell'ultimo periodo e quindi nuovo di pacca e quindi con tutti i comfort, spogliatoi, erba sintetica, però mai diciamo consegnato o tramite un bando o il comune ha gestito questo impianto. Sì, questo è il problema, questo è il fatto grave. È un impianto di erba sintetica, quindi costato alla collettività diversi mila euro, con impianti, anche ci abbiamo pannelli solari per l'acqua calda, quindi fatto con tutte le norme, cappotto termico, un bell'impianto, però ad oggi è completamente da rifare perché il comune non ha mai gestito questo impianto, quindi lì ci vanno senza controllo. I spogliatoi tutto a norma, quindi impianti nuovi, mai entrato in funzione, è completamente già da rifare. Quindi ho chiesto io semplicemente all'amministrazione, siccome è fuori controllo, quindi o lo riprende il comune, perché non si può aspettare ulteriori anni o mesi il bando, perché adesso amministrano da 5 anni, ancora parliamo del bando di affido, ci sono stati, oppure si chiude, perché un impianto così prima di tutto non è a norma, perché lì abbiamo un manto sintetico dove qualcuno si può far male, abbiamo una recinzione quasi tutta di velta, quindi recinzione dell'impianto, e poi abbiamo degli spogliatoi con delle porte sfondate dove vanno puntualmente i vandali, dove non ci sono telecamere, ecco, torniamo al punto discorso delle telecamere, e quindi un impianto da chiudere, se non è da chiudere è da rigestire da parte del comune, rimetterlo a norma, perché un quartiere ha una dignità come tanti altri quartieri, e quindi Collatterato ha il degno, vuole, pretende Collatterato Alto il degno rispetto da parte di questa amministrazione.